di se stesso. Da queste Francesco fa in modo villico, però è, ha insomma, ragione. Devo abbassare perché sennò esatto. questo nella estrogena realtà. Sei Pier Giulio. Giulio, il dio di noi. Raffaele in gioco, Pier Giulio davvero. Bravo! E via! Stavamo parlando della fantasia contro la realtà. Ma non cambiamo argomento. C'è il nodo karmico. Signori, andiamo avanti. C'è il nodo karmico. Di qualsiasi cosa. Quando la verità. Quando la verità delle tue azioni, quando tutto ciò che tu credi essere buono rifugge nell'antro oscuro dell'utero femminile, allora è lì che il mostro dell'irragionevolezza si espande nell'animo umano, tesoro, in un paradigma infinito. Bacerei se non io farei partire un momento yaoi in questo momento. No, subito momento yaoi. Ora noi vediamo. Aspetta, scusate, quando, quando la donna che cosa si nasconde e infatti sei di troppo. No, guarda, no, devi fare cosa per ovvie ragioni fisiche. E quindi io non devo momento forse, yoi, io non devo una forse donna enumerarti guarda. Quali sono le nostre pulsioni che ci spingono wow, a fare cosa? Parlando. A fare cosa? A vivere una vita eterna. E quindi secondo me tutto ciò che esiste mai esisterà, ti apparterrà sempre perché tu dici visto io sempre detto femminile che è sempre lì eppure tu nella tua fantasia rifugi, tu nella tua fantasia rifugi, ma rifugi perché? Perché hai paura. Di cosa? Di totale eternità, di totale eternità che ti spetta, perché ti appartiene. Perché noi siamo